In effetti, la legge, leggiamolo testualmente per poi comprendere qual è la differenza rispetto a quello che in effetti capitava prima del 4 luglio del 2017, dice, quindi sono sottoposti ad adeguata verifica chi, i soggetti, come abbiamo detto, cliente o titolare effettivo, quando in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o in occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale. Ancora, appunto B, in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importi pari o superiori ad euro 15.000, a prescindere che in effetti vengano fatto con un'unica operazione o con un'operazione frazionata. E allora questo è in effetti il momento in cui, quindi sul quale dobbiamo catalizzare l'attenzione, perché questa slide, questo articolo al punto A e B ci permette di capire in che momento l'agente immobiliare ha l'obbligo di procedere all'adeguata verifica. Allora, facendo un passo indietro rispetto a quella che era la normativa precedente, che cosa quindi veniva evidenziato? Veniva evidenziato che l'agente immobiliare aveva l'obbligo di identificare, quindi di procedere all'adeguata verifica della clientela al momento della conclusione dell'affare. Come tutti voi ben sapete e come mi insegnate, la conclusione dell'affare coincide con che cosa? Con la nascita del preliminare, con la comunicazione dell'avvenuta accettazione. Per cui l'agente immobiliare aveva un preciso momento, un dies a quo, quindi ben preciso, che era quello della conclusione dell'affare. Aveva un termine di 30 giorni, correggimi se sto sbagliando, 30 giorni per procedere alla registrazione, per cui entro 30 giorni procedeva all'adeguata verifica del cliente. Questo termine dei 30 giorni viene meno, tra virgolette, viene meno, perché in effetti lo ritroveremo, ma diversamente posto. In effetti non si fa più riferimento alla conclusione dell'affare, ma si fa riferimento, quindi rileggendo il disposto legislativo, all'instaurazione del rapporto continuativo o in occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale. Ancora un passo indietro, in effetti, mentre precedentemente l'eccezione della conclusione dell'affare era legato al rapporto continuativo, ok? Anche nella precedente legge, quindi c'era il riferimento all'incarico, quindi al rapporto continuativo. Però che cosa quindi diceva? Che per quanto riguarda il rapporto continuativo, i 30 giorni non si applicavano. Rapporto continuativo che cosa si intende? Si intende l'operazione che viene effettuata con riferimento ad un costruttore, quando il costruttore si rivolge all'agenzia immobiliare e con un unico incarico, quindi gli dà la possibilità di interfacciarsi con varie operazioni. Per cui è un'operazione che non si esaurisce in un'unica volta, ma in più quindi situazioni. In quel caso la legge precedente che cosa quindi faceva riferimento? Faceva proprio riferimento che all'instaurazione del rapporto continuativo il mediatore aveva l'obbligo di procedere all'adeguata verifica. Attualmente questa distinzione tra rapporto continuativo e operazione occasionale o conferimento dell'incarico non sussiste più. Per cui tutte e tre le operazioni, quello relativo al rapporto continuativo, quello relativo all'operazione occasionale, quello relativo al conferimento dell'incarico, fanno tutti e tre riferimento a che cosa? Al momento in cui viene conferito l'incarico. Quindi lì 30 giorni scompaiono, scompare quella che è la conclusione dell'affare, per cui sin dal primo momento con cui il cliente, nel quale il cliente si interfaccia con l'agenzia immobiliare, in quel momento sorge l'obbligo di adeguata verifica. Ora la problematica qual è? Che in effetti l'agente immobiliare più delle volte quindi si muove anche sulla base di un incarico verbale. La legge non fa alcun tipo di riferimento, fa espressamente riferimento solo ed esclusivamente al conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale. Anzi, a dire il vero, sono stati fatti una serie di interpelli al MEF, che è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, proprio per chiarire questo punto, perché abbiamo capito che chi poi quindi ha fatto la legge e chi poi quindi ha risposto a quelli che sono gli interpelli, di mediazione non ne capiscono assolutamente nulla, perché anche con quella che è stata quindi la risposta al quesito non è che ha risolto quelle che sono le problematiche che continuano tuttora ad essere presenti. Perché, come ben sapete, in effetti, tra le altre cose, e come mi insegnate, l'attività di mediazione può essere svolta anche sull'imbase di un carico verbale.
Per cui nel momento in cui il legislatore mi dice al momento del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale non fa differenza tra incarico verbale o incarico scritto, dice un punto di partenza è quello, in agenzia viene Pingo Pallino, vi conferisce incarico verbale per la vendita dell'immobile o comunque per l'acquisto, perché quando si fa riferimento al conferimento dell'incarico, attenzione, non si fa solo riferimento all'incarico, conferimento dell'incarico per la vendita dell'immobile, ma si fa anche riferimento al conferimento dell'incarico di acquisto. Quindi alla proposta di acquisto. La proposta di acquisto implicitamente contiene l'incarico di acquisto che l'acquirente rivolge all'agenzia immobiliare. Quindi nel momento in cui abbiamo individuato il momento preciso, che è il momento in cui il cliente viene in agenzia, quindi già di per sé, secondo quello che dice il legislatore e secondo quello che poi ha confermato e avallato il MEF nel rispondere quindi ad un quesito proprio qualche un mese fa, non ha fatto altro. Nel momento in cui viene conferito questo incarico, il mediatore ha l'obbligo di procedere all'adeguata verifica. Ok? Questi sono i punti di partenza. Ecco il rapporto di durata, quindi l'abbiamo anticipato. Detto questo, addirittura, quindi a prescindere, dice la legge, dice ma a prescindere i soggetti obbligati, ancora una volta l'agente immobiliare, in ogni caso, articolo 17,2, a prescindere dal conferimento dell'incarico, va ancora oltre, cioè anche se non vi conferisce incarico e viene Pingo Pallino in agenzia che vi dà delle indicazioni che vorrebbe vendere due o tre mobili, ecco, quindi questa potrebbe essere l'ipotesi di pregio, e vi rendete conto che chi è di fronte è un nullatenente, quindi da un punto di vista economico quindi potrebbe quindi non avere, quindi non giustificare la vendita di quegli immobili, attenzione, in questa ipotesi, articolo 17,2, dice la legge, il legislatore impone l'adeguata verifica a prescindere dal conferimento dell'incarico, perché quell'interfacciarsi rispetto quindi all'agente immobiliare, dal quale emerge quindi che c'è eventualmente l'ipotesi di riciclaggio, inevitabilmente quindi potrebbe, quindi se non altro, essere quindi sospetto e quindi comportare il riciclaggio. Però siamo veramente agli estremi delle disposizioni. Dimmi. Senza privacy si possono inserire questi dati? Teoricamente quindi no. Però in effetti, perciò vi ho detto, io ho fatto una premessa, chi ha fatto la legge e chi in effetti poi ha risposto agli interpelli, quindi non conosce minimamente quelli che sono, quella che è la modalità operativa che avviene nelle agenzie. Tra le altre cose, tu mi fai un'ulteriore eccezione che è quella della privacy, a questo punto quindi dovremmo quindi farci sottoscrivere in quella sede quindi una liberatoria quindi per la privacy, però secondo quindi evidenziando quello che è l'obbligo dell'antiriciclaggio. Però tornando indietro, nel momento in cui noi sottolineiamo che c'è questa problematica, dall'altra parte Pingo Pallino che si è interfacciato con l'agenzia immobiliare puntualmente quindi ti girerà i tacchi e andrà via, perché in effetti si troverà quindi di fronte ad una serie quindi di situazioni che lo metteranno allo scoperto. Ecco qui, i soggetti procedono in ogni caso a prescindere dal conferimento all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo quando vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile. Quando vi sono dubbi, questo è un altro aspetto, sulla veridicità e sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione. Questo perché? Perché come vedremo, quindi nei passaggi successivi, l'obbligo di adeguata verifica da parte dell'agente immobiliare si ha sia nell'ipotesi in cui vi è l'acquisizione di un nuovo cliente, mentre per quanto riguarda i vecchi clienti, quelli che già avete identificato e di cui conservate già documentazione in agenzia, in effetti in questo caso intanto quindi sorge l'obbligo di adeguata verifica nel momento in cui nell'identificare il cliente quindi vi è il sospetto che in quella sede o comunque quindi non vi sia congruenza o comunque veridicità o adeguatezza dei dati che vengono riferiti, in quel momento sorge il sospetto che ci sia quindi qualcosa che possa portare al riciclaggio di somme quindi che provengono da attività illecita. Dimmi. Volevo chiedere una cosa, riguardo alla slide precedente, sì, quando c'era l'obbligo della verifica, il primo articolo e il secondo articolo. Sì, ma ci ritorniamo, dimmi. Perché in effetti è come se fosse in contraddizione il fatto che quella là prima praticamente. Esatto, se conferisce qualunque incarico,
E se invece nella lettera B dice con importo superiore a 15.000 euro, quindi in pratica... No, attenzione, in effetti qui la legge è chiara, in effetti facciamo a quello che precedentemente aveva già sancito la legge 231 del 2007, fa la distinzione tra due elementi, dal conferimento dell'incarico e dall'operazione in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale. Qui ci troviamo nell'ambito in cui l'affare è già concluso. Nella prima parte invece noi facciamo riferimento al conferimento dell'incarico. Nel momento in cui... Anche per qualunque cosa, anche per un affitto di 300 euro. Quello è un altro, sì, anche su questo quindi il MEF si è pronunciato. In effetti c'è l'obbligo di antiriciclaggio, ogni qualvolta prendendo in considerazione quello che è il canone, quindi se non altro relativo all'intero rapporto contrattuale, perché in linea di massimo sono 4 o 3 anni quella che è l'attività o il canone del contratto di locazione, la legge fa riferimento all'intero, quindi al canone relativo all'intero rapporto contrattuale, alla prima quindi durata. Nel caso di specie quindi anche i contratti di locazione in linea di massima dovrebbero rientrare nell'ambito dell'adeguata verifica, ok? Mentre precedentemente si faceva riferimento al canone annuo tra le altre cose, ok? Quindi allora attenzione per risponderti, perché questa sottigliezza in effetti diciamo, quindi viene fuori proprio dall'esame delle varie normative. Siamo riusciti un attimino quindi a comprendere il legislatore dove voleva parare con quest'ultimo aspetto. Se nella prima fase fa riferimento ad un incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale, nel secondo caso, quindi nel momento in cui si interfaccia e conferisce incarico di vendita o vi formula una proposta di acquisto, il punto B invece fa riferimento alla conclusione dell'affare, nel momento in cui o è sorto un preliminare, per cui l'agente immobiliare non è intervenuto quindi nella fase che precede, o in sede di stipula di atto pubblico attraverso una documentazione che ci permette di avere un DSA quo, quindi certo. Okay? Quindi questo secondo aspetto quindi riguarda quindi più che altro la conclusione dell'atto pubblico, abbiamo intermediato, quindi nulla esclude che l'attività di intermediazione sia avvenuta in forma verbale, quindi non c'è nessuna normativa che impone l'obbligo della forma scritta, almeno per la fase quindi che precede. Nel momento in cui le parti procedono alla stipula dell'atto pubblico o alla stipula del preliminare, anche quindi con l'aiuto quindi del notaio, nel momento in cui le parti quindi decidono di farsi poi assistere per la stipula del preliminare da un notaio, e da quel momento, è in quel momento quindi che sorge per l'agente immobiliare l'obbligo di adeguata verifica, anzi quindi sicuramente quindi è un aspetto che elimina qualsiasi tipo di confusione, quindi se le parti vanno direttamente all'atto pubblico o alla stipula di un preliminare, quindi non c'è modulistica, quindi o comunque documenti che attestano il DSA quo per procedere all'adeguata verifica, sicuramente non entriamo nell'ambito di quelle che sono le irregolarità, sanzioni quindi e quant'altro legate al ritardo nell'adempimento, perché attenzione, la sanzione amministrativa, come vedremo, tu mi stai guardando, io cerco un attimino di fare una visione generale per poi lasciarti. In effetti, mi stai ascoltando? Sto ascoltando e stai dicendo tutte cose esatte, non stai grazie. Poi entriamo nel pratico. Poi come ci dobbiamo muovere lo vedremo insieme. Sì, altrimenti... io vi do la teoria, vi dico quello che dice la legge, quindi quello che in effetti sono gli estremismi che noi troviamo all'interno della legge, e poi vi diciamo un attimino come correggerli, tra virgolette, come evitare quindi che l'agente immobiliare possa incorrere in irregolarità e in sanzioni penali piuttosto quindi che amministrative. Mi dicono che io faccio violenza, terrorismo in aula, ma in effetti noi dovremmo proprio partire dalle sanzioni per poter comprendere oggi qual è quindi l'entità quindi di quella che è l'obbligo che ricade in capo all'agente immobiliare. Siamo nell'ambito di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 2.000 euro ad un massimo addirittura di 300.000 euro, laddove quindi siamo nell'ambito diciamo, di una situazione che potrebbe integrare gli estremi del reato penale, okay? Per ogni operazione, tra le altre cose, quindi come vedremo, vige il principio del cumulo giuridico, nel senso che quindi per ogni operazione quindi vi è chi l'accertatore quindi si preoccupa di in effetti emettere la relativa sanzione, per cui se ci sono, quindi da un accertamento, ci sono più sanzioni, ci sono più violazioni, vengono sommate fra di loro, ok? 2, 2, 2, per cui nel momento in cui arriva quindi va a verificare tutto ciò che è successo. Non si è fatto niente, sono 20 sanzioni. 20 sanzioni per due sono già, quindi sono già i 40.000, 2 per 2, 4, sono già 40.000 quindi euro di sanzione, ok? Quindi per cui se l'agente immobiliare ha la forma mentis, quindi di muoversi in un determinato modo
per poter registrare o per poter procedere all'adeguata verifica, sappiate che il ritardo nell'adempimento come partenza della sanzione amministrativa prevede 2.000 euro. Per cui nell'ambito di varie operazioni che verranno sottoposte quindi a controllo, sicuramente siamo già nell'ambito, come dicevo, quindi di 20 quindi fatture, di 20 fatture siamo nell'ambito quindi di 20 violazioni e quindi oltre quindi 40.000 euro diciamo, di sanzioni amministrative. A Foggia è capitato, ai colleghi di Foggia è già capitato. Ai miei colleghi di Foggia è già capitato, ok, a me che è capitato ai colleghi di Foggia e non quelli di Salerno. Noi siamo in aula proprio per evitare di incorrere in queste responsabilità. Solo che siamo in diretta nazionale. Ah? Siamo in diretta nazionale. Ok, perfetto. La violazione della privacy, io non ho lasciato nessun tipo di liberatoria. Avvocato Carbone, gentilmente, prenda nota di quello che sta succedendo. Detto questo, andiamo un attimino a comprendere quelli che sono gli aspetti che a noi interessano. Quindi, allora, il DS quo, quindi abbiamo detto qual è. È tutto questo, quindi il DS quo al momento del conferimento dell'incarico, anzi addirittura, ecco, facendo riferimento al conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale, anche qui avevamo dei dubbi in ordine se al fatto se la norma si rivolgeva o meno all'agente immobiliare. Ok? Siamo nell'ambito della situazione professionale, il legislatore qualche volta lo ritiene imprenditore, qualche volta lo ritiene professionista, a seconda di quella che è la situazione più comoda, così ne va a individuare quella che è la sua funzione. Nel caso di specie, quindi il legislatore parla di prestazione professionale e il MEF, nel momento in cui va a chiarire se l'agente immobiliare possa rientrare nell'ambito di una prestazione professionale, quindi o commerciale, sancisce che sicuramente l'agente immobiliare rientra nell'ambito del conferimento di una prestazione professionale, perché, tra le altre cose, c'è l'articolo 1 della legge che lo prevede, ecco qui, ecco qua, l'articolo 1,2 della legge 231 del 2007, che nel momento in cui fa riferimento ad una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente a seguito del conferimento dell'incarico, non fa altro che far rientrare anche quella del mediatore. Ok? Quindi sicuramente anche quindi il punto B e il punto A, quindi nella seconda parte, fa riferimento agli agenti immobiliari. Anzi, addirittura quindi il MEF va oltre e dice non soltanto nel momento in cui, non so se l'ha letto, nel momento in cui vi è il conferimento dell'incarico per intermediazione, ma anche nel momento in cui ha il conferimento per una consulenza immobiliare. Quindi va ad equiparare la consulenza immobiliare va al conferimento dell'incarico. Come okay? Ecco, perfettamente, quindi il segno qui... Siamo messi, ma noi stiamo un attimino quindi capendo come evitare quindi di fare questa operazione. Siamo in nazionale diretto, quindi non posso andare oltre, ok? Cerchiamo un attimino di capire il legislatore che cosa impone e come quindi predisporsi affinché quindi non incorrere in irregolarità. Detto, ecco qua, vi dicevo che il MEF quindi non è altro che il quesito così come è stato risolto dal MEF, ne consegue che il momento che l'agente immobiliare è tenuto agli adempimenti della rindicificazione è quello del conferimento dell'incarico, sia nell'ipotesi di intermediazione sia nell'ipotesi di consulenza immobiliare. Per cui se viene in agenzia Pinco Pallino per avere una consulenza, addirittura penso a questo punto una valutazione dell'immobile, che consulenza immobiliare ricomprende quindi qualsiasi tipo quindi di rapporto che si instaura tra il cliente e l'agenzia immobiliare, anche in quel caso, secondo quello che sancisce quindi il legislatore, dovremo procedere all'adeguata verifica. È da là quindi sorge l'articolo 17,2. Nel momento in cui tu ritieni che ci sia sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, a prescindere dal conferimento dell'incarico, sei tenuto all'obbligo di adeguata verifica. Però ecco, sono degli aspetti quindi così estremisti della legge, quindi noi stiamo qui a capire quando effettivamente l'agente immobiliare deve muoversi per non incorrere in responsabilità. Articolo 17,3. I soggetti obbligati, ecco, adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionata all'entità dei rischi di riciclaggio. Come già vi anticipavo, in effetti la normativa lascia ampia discrezionalità all'agente immobiliare, dà una serie di criteri per valutare se siamo nell'ambito di un rischio per il quale quindi è necessario procedere alla segnalazione. E proprio in base, diciamo, quindi in base all'approccio col rischio, in base alla valutazione che il mediatore fa,
che in effetti va ad adottare quelle che sono le misure che il caso, quindi in considerazione, per il caso in considerazione devono essere adottate. Vedete, ci sono una serie di criteri che la legge stessa detta, sia con riferimento al cliente, sia con riferimento all'operazione. Attenzione, come poi vi illustrerà Umberto, questi criteri vengono, quindi se non altro, riportati nel software, quindi già a prescindere a monte abbiamo una valutazione in base a quella che è la situazione del cliente piuttosto che l'operazione. Nel senso che addirittura il legislatore vi dice di valutare quello che è il comportamento del cliente durante l'operazione. Se vedete che il cliente suda o il cliente è irrequieto, addirittura, quindi siamo nell'ambito, diciamo, quindi, e questi sono criteri, sono criteri, sembrerebbe una barzelletta, però il legislatore dice di valutare il comportamento del cliente nel momento in cui si interfaccia con l'agenzia. Tra, vi ho detto un attimino quello che è l'ipotesi più lampante, per quanto riguarda l'operazione, altre ipotesi, modalità di svolgimento, l'ipotesi in cui conferimento dell'incarico in breve tempo, quindi si arriva all'atto pubblico, modalità, oppure l'ammontare, i mezzi di pagamento, quindi laddove viene effettuata l'operazione, sono tutti criteri che devono essere presi in considerazione dall'agenzia immobiliare e sono criteri che a prescindere, quindi non sono di semplice, tra le altre cose, gestione. Ecco perché è necessario che a monte abbiamo già dei riferimenti chiari per comprendere se siamo nell'ambito di un rischio per il quale è necessario quindi procedere o meno alla segnalazione. Andiamo avanti. Nel graduare l'entità, ecco qua, la natura giuridica, questa è la legge, quindi sono i vari passaggi che vi ho, se non altro, sintetizzati in quella slide. La natura giuridica, la prevalente attività svolta, il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo, l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte. Con riferimento invece alla prestazione, la tipologia dell'operazione, le modalità di svolgimento dell'operazione, l'ammontare dell'operazione, la ragionevolezza dell'operazione, l'area geografica di destinazione e l'oggetto dell'operazione. Sono tutti criteri che sono stati precisamente indicati. Come già vi dicevo, questo obbligo di adeguata verifica vi è sia nel momento in cui si acquisisce un nuovo cliente, sia nell'ipotesi in cui, rispetto a vecchi clienti, dice la legge, si è mutato il livello di rischio di riciclaggio di finanziamento del terrorismo. Ok? Quindi sono delle valutazioni discrezionali, tra le altre cose, rimesse all'agente immobiliare. Ecco perché vi ho detto non è di semplice interpretazione, quindi la normativa, e c'è la necessità di avere un supporto che quantomeno quindi vi guidi quindi nella, diciamo, qui, valutazione dell'affare. Questo è il passaggio da tenere ben presente. Diciamo, quindi nulla esclude che oggi il mediatore possa avvalersi di un sistema cartaceo, però nel momento in cui si avvale di un sistema cartaceo, questi criteri per la determinazione quindi rientrano in quella che è la valutazione quindi dell'agente immobiliare, con quelle che sono le complessità legate se siamo nell'ambito di capire se siamo nell'ambito di una operazione che va segnalata o meno. Mentre nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un software che già di per sé quindi mi va ad indicare se siamo con, indicando quindi una serie di punteggi che va da 1 a 100, se non sbaglio, 1 a 5, 1 a 5, e in effetti poi il punteggio massimo nella determinazione è 5 negativo, 1 positivo. Ok, quindi ci sono dei passaggi intermedi che il software quindi va più che altro quindi a rilevare, per cui se siamo nell'ambito del 5, quindi sicuramente siamo nell'ambito di una operazione quindi sospetta, ve lo calcola automaticamente il cliente sulla base delle del software, sulla base delle informazioni che vengono inserite. Quindi voi non dovete entrare nel merito. Quindi vi vengono fatte una serie di domande, si apre una tendina, quindi come vedremo, in base quindi a quello che è poi il risultato che verrà fuori, automaticamente c'è l'obbligo per l'agente immobiliare di procedere o meno alla segnalazione. Fammi completare e poi facciamo tutte le domande. Quindi pausa, poi continuiamo, come dice. Vogliamo già fare avanti? Registro di riciclaggio, quindi non lo dobbiamo più tenere. Dobbiamo allora tu tieni il fascicolo del cliente. In questo momento la legge dice che, cioè, ha eliminato, quindi non la richiama nella quarta, quindi in questa legge numero 90 del 2005, non richiama più nel registro clienti né il sistema unico informatico, però ti obbliga alla conservazione dei dati, alla creazione di un fascicolo, per cui può avvenire, tra le altre cose, o in forma cartacea, per ogni operazione. La cosa importante è che in effetti
questo fascicolo quindi dia la possibilità di acquisire immediatamente i dati e che ne assicura l'inalterabilità. Se intervieni tu sull'aspetto che sei più pratico, quindi tra le altre cose, questo è quello che dice la legge. Vediamo da un punto di vista pratico. No, tra l'altro c'è un altro problema che quando noi avevamo il registro della clientela, probabilmente molti di noi non facevano l'adeguata verifica della clientela. Quindi, da un punto di vista di sanzioni, siamo sanzionabili per l'adeguata verifica non fatta e non siamo sanzionabili per il registro tenuto non tenuto. Mi spiego meglio. Chi in passato non ha proprio fatto l'antiriciclaggio con il registro, oggi non è sanzionabile se non ha il registro per operazioni vecchie. Però è sanzionabile per non aver fatto l'adeguata verifica, cosa che chi teneva il registro non ha fatto probabilmente. La maggior parte di noi, tenendo il registro, pensavamo di adempiere agli obblighi di antiriciclaggio. Non è così, perché dovevamo fare l'adeguata verifica. Chiaro questo passaggio? Allora, in effetti aggiungo, in effetti non ha fatto altro il legislatore che introdurre il principio del favor rei, ok? Articolo 69. Ecco, dicendo, anticipate quelli che sono i passaggi. Noi abbiamo parlato, quindi obbligo di adeguata verifica e conservazione dei dati. In che modo avviene l'adeguata verifica? Articolo 18, quindi ci permette di capire in che modo quindi acquisire e fare l'adeguata verifica. Mi ricollego a quello che aveva già anticipato Umberto. In effetti non siamo più sanzionabili. Questo perché? Perché è stato introdotto il principio del favor rei, articolo 69 della legge, il quale che cosa dice? Che oggi non possiamo essere più puniti per fatti che non costituiscono illecito. Per cui se oggi vi è un accesso da parte dell'ente, quindi che potrebbe essere la Guardia di Finanza, su quella che è la documentazione che conservate, non potete essere per, in effetti, diciamo, operazioni che riguardano il passato, perché tra le altre cose, in effetti l'accertatore va a ritroso per 10 anni, voi avete l'obbligo di conservare la documentazione per 10 anni, per cui non si riduce a valutare quelli che sono gli affari dell'ultimo periodo. Nel momento in cui va ad accertare quelli che sono gli affari